Ciao. Mamma mia. Come state? Sì, oggi è San Valentino, io sono a casa perché mi devo preparare per andare a danza, che poi stasera uscirò. Comunque, ora ho i miei capelli. Questi sono... Cioè, voi penso non avete mai visto i miei capelli al naturale? Questi sono i miei capelli al naturale. Vabbè. Non mi voglio esprimere perché non mi esprimerò perché ho dei capelli orribili. Infatti dopo... No. Infatti dopo me li dovrò pastare, devo fare qualcosa, o ricci o lisci, non lo so ancora, anche perché devo andare a danza e poi subito devo scappare appunto fuori a mangiare, quindi mi laverò nel bagno di danza probabilmente, però oggi è una lezione tranquilla, quindi... Tutto bene. Comunque, ovviamente, come sempre, mettiamo la crema di Elf. Dai! Se rispondo senza senso, sappiate che non è per voi, ma perché mi arrivano dei messaggi e rispondo in diretta. Messa la crema, passiamo al correttore. Comunque, oggi in classe, allora in realtà stamattina io ho un gruppo di amiche di classe e dovevamo vederci tutte un po' prima, tipo alle 7:45. Sono arrivata alle 8 puntuale. Dai, basta! Oddio, arrivata alle 8 puntuale, sono entrata direttamente in classe perché anche loro erano già in classe. E sono arrivata con quest'altra mia amica, sempre del gruppo. E in poche parole, entro in classe, a parte che dovevamo fare la verifica, però c'è questa mia amica che si presenta davanti a me con una rosa. Noi siamo in 5 in questo gruppo. Dai, basta! Basta, ho perso il filo del discorso, vedi? Oddio, non mi ricordo più cosa dovevo dire. Vabbè, si è presentata con questa rosa in mano e l'ha data tutte noi 5. Cioè, noi 4, perché lei sarebbe la quinta. Con quello anche delle caramelle. Cioè, un'amica... Un'amica più brava. Scusate, eh. Che guarda, questo me lo segno veramente. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vabbè, comunque mi hanno regalato la rosa e basta, questa sarà l'unica rosa che riceverò oggi. E invece mio padre, siamo andati al centro commerciale di Arese a mangiare il Mac e mio padre in poche parole fa andiamo al centro commerciale di Arese perché stasera usciamo noi e così vi prendo anche il regalo. Io non so cosa farvi, devi aiutarmi tu. Io ovviamente ho detto, vabbè, allora andiamo in una gioielleria. Fa, no, 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 a me non piacciono queste cose perché lui non, tipo, non, questi braccialetti così, non gli piacciono, tipo Pandoro o robe del genere, chi non gli piacciono, vuole solamente tipo l'oro, i punti luce, queste cose qua, perché non gli faccio spendere soldi per queste cose.
In poche parole fa, come si chiama il negozio dove ti ho portato l'altra volta? E faccio, Victoria's Secret. E fa, beh, andiamo là. E ho detto, papà, ma ti costa tantissimo, ti avviso. Fa, sì, vabbè, fa niente, il tanto è buono. Perché mi aveva comprato questo. E quindi... siamo andati dentro e ci ho fatto il regalo, ho comprato tutte e tre, cioè a mia sorella e mia mamma ho comprato la stessa cosa e invece a me ha comprato una cosa differente, me la sono scelta io e poi vabbè li abbiamo impacchettati tutti. Basta. Comunque ho letto che stavate dicendo che correttore avessi utilizzato, ecco, questo qua. Il Dior Correction, il Dior Backstage, scusate, di Dior. Ok. Stasera aprirò il regalo, farò finta di non sapere cosa sia quando l'ho scelto io. Dopo questo possiamo passare a il contouring. Questa cosa mi è quasi finita. Ah, mio padre inoltre fa se non Victoria's Secret qualcosa di trucchi, Sephora, e faccio, ma guarda che Sephora costano tantissimi trucchi e poi non mi servono. Perché comunque giù ho tantissime altre cose, tipo di trucchi, sì, e, di trucchi, quindi ho detto non ci faccio niente con i trucchi, preferisco una cosa materiale, quindi diciamo che dopo un po'. Dopo un po' finiscono. Il regalo non deve finire. Comunque si bloccano i commenti, non capisco il motivo. Cioè, non vanno più giù dopo un po'. Comunque questo qua che uso è quello di Shiglam. E a me non è che piaccia così tanto. Però lo finisco un prodotto un po' finito. Però voglio studiarmela per bene che altro... bronzer voglio comprare, devo capire bene quale potrebbe essere buono. Sì. Ok, penso di averlo sfumato per bene. Il mascara che uso è la Vix Extreme di Essence, quello rosa. Ciao Chiara. Mamma mia, questi capelli sono inguardabili. Sono inguardabili. Il correttore di Rare Beauty Stick. Non lo so, sai perché ti dico non lo so? Perché non so neanche se mi piace... Sta perdendo tutto. Non so neanche se mi piace questo qua. Questo blush. Ultimamente... Più che altro io ho la pelle super grassa, quindi cioè il trucco mi dura davvero pochissimo, nonostante utilizzo prodotti buoni. Quindi dovrei utilizzare prodotti per pelle grasse. Insomma, più uguali. Basta, sto sporcando tutto in poche parole. Tutto. Comunque dopo devo anche decidere cosa portare per questa sera, cioè di cosa mettermi questa sera e non rimette nulla. Questo è bello. Questo è bello, non so neanche cosa mettermi a danza, però tutta normale, penso solamente scegliere quale e come tappa abbinarla, però penso proprio una tuta normalissima. Il blush è
colorazione Peter di Rare Beauty. Però dalla diretta sembro super super colorata. La realtà sembra che io non abbia niente in faccia, cioè qua sembra proprio sparito nel nulla il colore. Cioè dopo Total Black con cintura rossa e bianca. E la cintura però non ce l'ho rossa o bianca. Aspettate, adesso sono un minimo colorata. Sì, non so, questa telecamera mi fa super super colorata, però vi giuro che non sono così rossa. Sembra che non abbia niente in faccia, però fa niente, dai. Andiamo. Ah, una cosa che non mi piace di questo. Lo so che sembro rossissima, ma non sono rossissima, ve lo posso giurare che non sono rossissima, come mi vedo nella videocamera. Comunque, una cosa che non mi piace assolutamente di questo correttore, però dall'altra lo amo, è che fa le pieghette, cioè si mette nelle pieghette, è una cosa strafastidiosa. E basta, niente. Questo. Adesso ovviamente sto andando a mettere la cipria, ne metto tre mentali, come sempre, quella di Huda. E non so se... Oddio. Non so se prendere la prossima volta tipo di una colorazione, non so, tipo un po' più giallina oppure un po' più rosina, quella rosa anche. Boh, non lo so, ditemi voi, magari se qualcuno di voi ce l'ha, tipo rosa oppure di una... di colorazione tipo carne, un po' più giallina, se è buona oppure no. Io per adesso con questa mi trovo strabene, anche se appunto la mia pelle si manda tutto il trucco. Che correttore ho usato? Il Backstage di Dior. Comunque se faccio così mi si fa la riga. Allora, adesso direi di fare le sopracciglia. E le vado prima a pettinare e poi vediamo se voglio colorarle. Secondo me vanno bene così, no? Secondo me ci stanno così senza colorarle. No? Io ti consiglio la cipria di Shiglam che fa effetto... No, l'ho provata e sulla mia pelle mi fa grumi. Fa tantissimi grumi. Ciao Mattia. Vabbè, comunque, per adesso le lasciamo così, le sopracciglia si vanno bene. Adesso intanto passiamo agli occhi. Sistemiamo per bene queste sopracciglia, vabbè non ci posso credere, queste ciglia
Si incollano, capisco perché si incollano. Si incollano. Allora, aspettate. Devo capire. Dove l'ho messo il mascara? Ah, qua. Di solito lo metto nella tasca, ma non c'è. Ovviamente, gamba sul tavolo. Sì, ho messo il mascara. Comunque, cioè, anche se lo metto da sotto, io mi sporco ugualmente. Non posso cambiare idea di mettere il mascara. Comunque, voi, questo San Valentino, come lo passerete e soprattutto con chi? Vi hanno fatto una rosa da soli? Io almeno le mie amiche, cioè la mia amica, mi ha fatto una rosellina già a scuola. Una prof oggi è arrivata con una rosa, e un'altra prof invece per San Valentino ci ha portato i cioccolatini, le caramelle, solamente per la nostra classe. Anche perché le abbiamo finite, quindi... No, però comunque le ha portate solamente per noi. Io a casa da sola. Bello. Comunque anche voi venerdì non andate a scuola. Cioè io non vado. Invece domani sì, purtroppo. Single. Io non sono andata a scuola. Che piegacigli usi? Uso uno di Shane. Questo qua. Uno di Shane. Però comunque, allora, io dico una cosa che non so se è solamente per le mie ciglia. Tipo, io noto stratanto quando mi strucco la sera e quando non mi strucco. Perché quando non mi strucco ho le ciglia super super corte, cioè che sono orribili da vedere. E invece quando mi strucco e metto un siero, cioè è tipo una maschera per le ciglia, sono sempre ogni volta tipo lunghe, piene, sono più curate, diciamo. Ma anche tipo se passa solamente una notte. Che maschera usi? È Love Extreme di Essence. Love Extreme di Essence. Dove devi andare? Devo andare a danza. Basta, dopo devo uscire. Per questo mi sto truccando. Sei bellissima, grazie. Ovviamente 30.000 strati di mascara perché a noi ci piacciono belle lunghe le ciglia. Che siero usi per le ciglia? E non è più un siero, è tipo una maschera. C'è scritto maschera in teoria. E è una maschera di festina. È tipo un siero bianco che tu metti e basta. Tu metti la sera e poi al mattino ti lavi la faccia. Ma poi in realtà io ho anche, diciamo, le ciglia lunghe. Un pochettino già di mio, quindi infatti oggi tipo... Ah no, scherzando, oggi avevo l'intenzione di andare. Avevo intenzione di andare a scuola senza il mascara e non truccarmi, però poi io ho detto non c'ho voglia, cioè più che altro ho iniziato a mettere la crema e basta. Poi ho detto... Vabbè, non ho voglia di andare a scuola così, sembravo un cadavere da quanto stavo dormendo in piedi e quindi mi sono messa un filo, ho fatto così proprio così oggi. Però poi ovviamente adesso appendiamo. Aspettate un secondo che devo fare una cosa. Ecco. Grazie, ok. Avevo letto una domanda interessante.
Non ti dicono nulla per le unghie. A scuola no, raga. Almeno a me non hanno mai detto nulla. Perché a voi dicono qualcosa se vi fate le unghie? Almeno da me non dicono niente. Comunque, raga, non so, ma ogni volta che faccio queste ciglia sembrerebbero più faticose da fare. È come se non ci fossero. Che non si volesse attaccare il mascara su queste ciglia. Però dopo un po' anche loro diventano belle. Mamma. Alice, ma sei troppo bella, grazie. Comunque raccontatemi voi cosa fate questa sera o comunque come è andata a scuola. Che tipo di danza fai? Faccio danza elastica, moderna, commercial e video dance. C'ho un po' di cosettine. Comunque tutto ciò, ma che ore sono? Anche perché io devo andare a danza, quindi non ho tutto il tempo di prepararmi. Ah, questo momento ci sta. Sono al mascara, il tempo di mettere l'illuminante. E basta. No. No. Mi stava per cadere un pezzo enorme di mascara dentro l'occhio e stavo per fare una brutta fine. Perché se succedeva questo, mi dovevo ritruccare da capo. E direi che questa cosa non è che abbiamo tanta voglia che succeda. Quindi. Oh, oddio, oggi mi scivolano le mani. Quindi ho cercato di sistemare. Ecco. Ma dice, si poteva mai non sporcare le sopracciglia, raga? Io mi sporco sempre le sopracciglia o qua, il naso. Ma io mi chiedo, ma tutto bene? Ok, pulite. No, vabbè, io ragazzi, veramente penso che non sono tanto normale perché ho le mani sporche di mascara. E mi stavo mettendo le mani in faccia, così proprio. Vediamo, vediamo, vediamo se queste ciglia oggi vogliono uscire belle oppure. Dai, devono uscire stupende. Belle lunghe, belle folte, belle tutto. Forse ci sono quasi. Ovviamente mi devo poi pulire la palpebra perché mi sono sporcata anche un po' troppo. L'altra volta, raga, ero riuscita a sporcarmi pochissimo. Secondo me, perché avevo messo un po' di mascara. Però comunque, fa niente. L'importante è essere riusciti a non sporcarsi. In questo caso non ci sono riuscita per niente, direi. Perché le mie ciglia, cioè anche se facessi così, vedi, mi sporco ugualmente, non capisco il motivo. Cioè, perché mi sa che le mie ciglia mi toccano continuamente la palpebra, così. Continuano a toccare la mia palpebra, quindi la sporcano. Forse ci sono quasi comunque, eh. Ce l'ho fatta, vai. Potevo fare di meglio, direi, però fa niente. Adesso intanto faccio asciugare il mascara che mi è finito sulle palpebre. Andiamo a togliere
la cifra come ho messo prima, e ho provato tipo a non metterla come le altre volte, ovvero tipo tutta dritta, ma metterla tipo così, verso il basso, che magari fa un effetto più naturale e non viene la solita riga. Guardate. Mi piace un pochettino di più. Più o meno. Comunque tutto dalla telecamera sembra molto più esagerato ogni volta il trucco, ma non è così nella realtà. Ve lo posso giurare. Tun 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 tun. Io intanto quando vado a togliere la cipria vado anche sul blush, sul contouring, proprio su tutta la faccia, così da fissare un po' il tutto. Magari è proprio in questo che sbaglio, però cioè, ti sta male il mascara? No, aspetta. Metti troppo. No, non ne metto troppo. È il fatto che mettendolo mi sporco la palpebra. Che cipria usi? Quella di Huda Beauty. Infatti sembra che è un po' troppo blush, lo so, però vi giuro che nella realtà ho pochissimo blush. Lo posso giurare. Adesso è arrivato il momento di ripassare con la terra di Benefit il contouring, il bronzer. Che correttore usi? Il Backstage di Dior. Raga, veramente però da questa telecamera sembro un pagliaccio. Cioè, bellissima, grazie. Ok, secondo voi devo mettere il rossetto? Io direi di sì. Poi porterò tutti i trucchi, ovviamente, perché Alice senza trucchi non va da nessuna parte. E intanto consiglio, intanto che provo a... No, prima mettiamo l'illuminante, ecco, mi sembra che... Ok. Intanto che provo, cioè mi metto l'illuminante, ditemi che secondo voi mi devo fare riccia o liscia? Perché con i miei capelli così naturali non penso proprio, perché comunque sì, penso sia la prima volta che mi vedete con i miei capelli naturali, perché alcuni sono mossi, si può dire così, sono strani, questi sono asciugati normalmente, non ho fatto né trecce né niente, ho dormito normalmente. Cioè, sono un po' i capelli strani, guardate anche qua. Cioè, guardate che onde. Diciamo che ho un po' i capelli strani, mossi, ricci, boh. Chiamateli come volete. E appunto non posso lasciarli così. Quindi ditemi se secondo voi sto meglio liscia o riccia. Liscia, liscia. Naturale, no? Così non li lascerò mai. Più che altro perché alcuni sono mossi, altri sono lisci, sono un po' strani. Solamente in estate li lascio naturali, perché in estate si fanno ancora più ricci, non so perché, non so per quale motivo. Liscia con la fascetta. E anche stasera dovrei tenere la fascetta secondo voi. Tanto vado a mettere l'illuminante, quello che utilizzo è quello della palette di... Ma guardate che prodotti usi per la pelle grassa. Per adesso nessuno, però voglio iniziarli a prendere perché ho una pelle un po' troppo grassa, un po' esageratamente grassa. Sì, anche estate liscia liscia lisci lisci, troppo belli. Quindi tutti mi state dicendo liscia. Riccia intendo tipo con le mosse, cioè con la piastra con le onde. Quindi ecco, diciamolo per bene, onde oppure liscio. Ogni volta questa linea mi esce un po' stortina. Ecco, voilà! Più storta di così non l'ho mai vista.
Allora, iniziamo a fare un primo sondaggio, quindi onde oppure liscia? Liscia con fascetta, onde, 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 tutti onde, 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 ok, devo fare le onde, mi sa tutti, mi sa che proprio tutti onde. Ok, quindi infine abbiamo deciso di fare le onde. Ok, quindi onde siano, ma volevo chiedervi anche, secondo voi devo mettere il rossetto? Oh, ma è qua. È caduto tutto. Ciao Luca. No, no, sei bellissima così. Quindi niente rossetto, secondo voi? No, senza. Rossetto sì. Adesso qua nasce la vera indecisione, perché o così normali, che sembra neanche ce l'abbia. Perché alla mattina sono gonfie, al pomeriggio normali. Boh, mi sa che le devo lasciare normali senza niente. Intanto io tolgo il mascara. Sto facendo malissimo al piede, ce l'avevo tutto storto. Metti solo il gloss. E più che altro, sapete perché non voglio mettere il gloss? Perché dopo, ballando tutti i capelli in bocca, sono un po' scomodini. Cioè riccia, più che altro non so se riccia mi dura di più, perché così almeno già stasera. Ma cosa intendi? Perché sto dicendo riccia se sto dicendo rossetto? Vabbè raga, dai. Sì, mettilo. Adesso vediamo, decidiamo. Il rossetto sarebbe il solito, in poche parole. Se no, per bene, che qua mi sa che... Oh. Baby, non richiamerò Tuntun, bella mamma nella zona nord, quando mi chiami fra. Quindi secondo voi... Onde. Aspettate che devo anche, mi sa, mettere un secondo di nuovo qua il mascara, perché sennò faccio un casino. Più che altro mi dà fastidio che queste siano un po' stortite. Oh, sembravano lunghissime e invece... Ok. Sistemato. Quindi rossetto sì o rossetto no? Non lo sapremo mai. Intanto tolgo queste mollette. Che mascara usa? La Love Extreme di Essence. Mascara no. Cioè, sì, mascara no, va bene. Quindi... no, ok. Però me lo porto per stasera, non so, magari stasera mi va di metterlo. Adesso evitiamo. Ok. Tutti che dicono sì adesso. Vabbè, stasera lo metterò, perché più che altro adesso sto mettendo già via, è già messo via lo specchio, quindi... Ok, mettiamo il rossetto, dai. Io mischio il rossetto, questo rossetto qua, di... Allora, aspettate che mi rimetto le mollette. Di... Hmm.
The Essence e poi il blush di Rare Beauty. Devo capire. Oh 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 oh. Stavo facendo un casino. E sto continuando a farle, questo è il bello. Ballavamo nell'Irlanda del Nord. Qui. Io direi di cambiare un pochettino qua. Ecco, lo sapevo, io lo sapevo che finiva così. Che il sorcal. Non uso fondotinta, uso solamente correttore. IDR. Il Backstage. Non capisco se mi piace o non mi piace. Secondo voi? Questa sarebbe la forma. Adesso è arrivato il momento di schiarirlo, ovviamente. Tu. Andiamo a fare così. Con il questo qua, secondo me è strabello questa combo. Dal vivo, ripeto, è diverso. Lì sembra fucsia, qua è tutto che non fucsia. E allora abbiamo finito col trucco. Ovviamente questi trucchi me li porterò dopo per uscire, anche perché se no non ce la faccio. Stavo dimenticando la terra. E intanto buttiamo questi qui, mettiamoli qui. Infine ditemi se devo farmi liscia
coriccia, più che altro liscia, secondo me la piega va subito via. Quindi se volete dopo, tra pochino, faccio un'altra diretta mentre faccio la piastra, quindi intanto decido i vestiti che mettermi, così dopo vi faccio vedere. Quindi io vi do un grande bacio e grazie di avermi tenuto compagnia, e sì, più tardi faremo le onde, così almeno terranno un po' di più. Vi mando un grande bacione, grazie di tutto. Mua.